Messi, chuta Messi, gol. Messi, immense Messi, ancora 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 Messi, gol, 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 Alberto, bravo Charrúa, seguí así siempre. Olele, hola, la será el Barça es al millo calla. Olele, hola, la será el Barça es al millo calla. Olele, hola, la será el Barça es al millo calla. Olele. Olele,
Hola, buona nia Totom, buonasera a tutti da Radio Barça Italia, qui a RadioRomaFutura.it, nella sede della Peña Blaugrana Roma, quartiere Montesagro, Roma. Massimo Morgante che vi parla. E non poteva mancare con me il periodista argentino Alberto "El Flaco" Polinori. Buonasera, hola, salve a tutti. Un'altra puntata molto molto ricca questa, con grandi invitati. Esattamente, grandi invitati, grande puntata in attesa che rientri il calcio giocato dei club, perché abbiamo vissuto queste due settimane di nazionali dove a noi che non ce ne, insomma, che siamo, almeno io che non ho una nazionale per cui di fare, cioè ce l'ho, che è l'Argentina, però purtroppo non è andata bene. A me interessa il Barça e non interessa altro, ovviamente, per chi è amante della nazionale italiana, insomma, una brutta perché la pochezza del gioco, la scarsità tecnica, grande Alberto. e poi insomma una povera Argentina che, però, che ha detto il Flaco Menotti? Entriamo subito nel vivo. Il Flaco Menotti in quel senso dice che è meglio che è successo in questo momento, e inoltre dice anche che lui si fida che Messi si prenderà la revincita nel mondiale. Dice, ha detto, Leo migliora questa nazionale 100%. È la verità. E un mondiale non è poca cosa, ha detto. Il Leo non ha giocato le due partite che riguardano che ha fatto l'Argentina, la prima proprio contro l'Italia, battendola nettamente, e poi contro appunto la Spagna, perdendo nettamente, addirittura umiliata 6-1 dalla nazionale spagnola, proprio perché e Leo non ha giocato perché aveva un risentimento al muscolo. Tutto tranquillo, tutto regolare, oggi si è allenato a Barcellona, ovviamente è stato con il gruppo che veniva dalle nazionali, quindi non hanno sforzato, hanno fatto solamente un defaticamento, però insomma tutto tranquillo sia per lui che per Ter Stegen, che però ancora non conosciamo esattamente su Ter Stegen, mentre Digne purtroppo dovrà stare almeno 3 settimane fuori. Ter Stegen si è allenato insieme anche Piqué. Si sono allenati tutti e due. Si sono allenati, come dice Alberto, tutti e due, insomma, perché Piqué, dalle immagini televisive che avete visto, e che io sinceramente non l'ho vista la partita, Si prendeva il ginocchio. Però poi quando il medico gli ha domandato, ha detto no, tutto a posto, l'ha fatto così. E quel ginocchio se lo porterà appresso, penso, fino al mondiale, un po' come il Charrua con la sua ciste nel ginocchio, nel sì. Menisco in particolare. Allora, ovviamente, noi oggi abbiamo una trasmissione in cui di Barça ne diciamo poco giocato, ma ne diciamo molto per quanto riguarda il futuro, e poi per quanto riguarda anche il nostro movimento, l'organizzazione che ci sarà nell'accoglienza al Barça qui a Roma, per quanto riguarda caro Alberto, la trasferta Champions. E come dice sempre il cartellino, stiamo lavorando per voi. Vabbè, stiamo lavorando per voi, però altre cose sui social sono apparse, e quindi poi dopo le commentiamo insieme. Menù ricco, come diceva il nostro Flaco all'inizio della trasmissione, perché avremo, tra poco riapriamo la pagina sulla Champions, perché poi è quello che ci sta colpendo. Aspettiamo specialmente noi qui a Roma, però anche perché insomma il campionato, io sinceramente il sabato ci mettiamo tranquilli, credo che anche il Siviglia sarà molto rimaneggiato, perché ha una partita importante, è quella sua di Champions, perché sabato giochiamo a casa del Siviglia alle 20:45 al Sanchez Pizjuan, uno stadio molto caldo, però certo che il Siviglia come noi ha la mente in Champions League, noi
Siviglia perché è molto arretrato dal quarto posto occupato dal Valencia e quindi ha poche speranze di arrivare. Noi perché abbiamo 11 punti di vantaggio sul Atleti di Madrid del Cholo Simeone. Il Madrid, non sé dove sta il Madrid, dove sta CR7? CR7 dove sta? E Maxi Montella ha detto che Messi si riserve per la Roma. E quindi apriremo ancora questo angolo che riguarda la Champions. Sentiremo un giornalista sportivo di Radio Centro Suono Sport, una radio molto molto ascoltata qui a Roma, con una grande trasmissione giallorossa, e che è Mirko Emili. E poi, insomma, dopo le 22, grande, ce l'abbiamo, il mitico, il grande, il presidente della nostra federazione, Tony Freire, e con lui il Big Boss. Avremo in collegamento Anthony Gill, che è il Big Boss, il dirigente massimo del movimento pegnistico del Barça, il presidente della Confederazione Mondiale delle Pegni del Football Club Barcellona, confederazione che gestisce il dipartimento Pegnas all'interno dell'area sociale del Barça. E parlando del Leo, questa stagione è una delle più impegnative di Leo Messi, che potrebbe finire questa stagione con 72 partite giocate. E dai. E fino ad ora la stagione più esigente è stata quella del 2011-2012, sì, che ha giocato 69 partite, 60 con il Barça e 9 con la selezione argentina. A Roma si direbbe una cosa che nel radio non possiamo dire. Comincia con la me e va avanti con coi, per dire lo stupore delle tante partite che fa il Leo. E allora io ti faccio una domanda, caro Alberto, rispondi tu in qualità di italo argentino, in qualità insomma di conoscitore del football e della selezione dell'albiceleste, ma dimmi una cosa: ma con un altro allenatore che non ha la forza, possiamo dire la forza di San Paoli, e anche la mediaticità di San Paoli, perché insomma il Leo avrebbe giocato una delle due partite, cioè avrebbe rischiato, dice vabbè, poi si fa male, è un problema del Barcellona, non è un problema dell'Argentina. Penso che... un Bausa, per esempio, no? Che è un signor nessuno messo là al massacro l'altra volta, pur di non perdere nessuna partita, l'avrebbe messo? Sì, l'avrebbe messo, sì, esattamente. Quindi dobbiamo fare un plauso a San Paoli, perché in quel senso, inoltre lo dice il Flaco Menotti, dice: una sconfitta sempre produce tristezza, ma il calcio ha la rivincita. E giocare un mondiale non è poca cosa, dice. Inoltre ha detto che questo era un disparate, vuol dire una scemenza, dice, organizzare un amistoso contro la Spagna con una squadra argentina che ancora è tenera. Usa questo termine il Flaco Menotti. Dice questo si risolve con idee chiare e a corto tempo, ha detto. Dice: e questo è il momento, dice, dove l'allenatore deve fortificare la sua posizione con decisione importante.